Ciao a tutti gli amici di RadioDelCavo.it, cominciamo questa collaborazione con il capo di Leuca, sia a livello di prima categoria che a livello anche di settore giovanile. E a proposito di settore giovanile, siamo con Rocco Stefani. allenatore dei giovanissimi regionali. Campionato cominciato, com'è andata la prima giornata? Abbiamo esordito domenica scorsa nel derby interno contro il Tricase, un buon pareggio giunto a pochi minuti dalla fine con la squadra anche in 10, quindi vedo sto bicchiere mezzo pieno come inizio. La classica risposta, un punto guadagnato, 2 punti persi, penso che sia un punto. Molto per il morale, essendo il Tricase comunque una compagine quotata del nostro girone, da 2 anni che vince il girone H dei giovanissimi regionali, quindi è un punto che fa morale, ci muove la classifica per ricercare questa salvezza e inoltre ci permette anche di affrontare con uno spirito e con un'autostima buona dei prossimi impegni. Quindi pareggio a Tricase, gli obiettivi innanzitutto ricordiamo giovanissimi, da che età comprende? Giovanissime, quest'anno annovera al loro interno i ragazzi del 2001 e del 2000, quindi sono a cavallo tra la terza media e il primo superiore, per intenderci. Il campionato regionale è un campionato importante, in quanto ma dobbiamo far fronte anche alla salvezza, che è sempre qualcosa di strano per i campionati giovanili, ma a livello regionale è così, le ultime tre retrocedono. E quindi il nostro impegno è quello di lasciarci quante più squadre dietro a noi per ottenere per il secondo anno consecutivo, abbiamo iniziato questa avventura regionale l'anno passato, per arrivare nuovamente alla salvezza tranquilla come è stato l'anno scorso. A livello di organizzazione per il settore giovanile, a livello di giovanissimi, rispetto a compagini come il Tricase, vedi delle differenze particolari o comunque il capo di Leuca è attrezzato per fare questi Io campionati a livello sono. regionale, perché comunque bisogna affrontare trasferte anche Sì, dal lunghe. punto di vista organizzativo dobbiamo solo fare un applauso alla proprietà perché ci mette a disposizione, oltre a una struttura bellissima, quale questa qui di Castrignano, ci mette a disposizione anche tutto per poter lavorare bene. E a noi tecnici dà tranquillità, chiedendoci in primis l'educazione dei ragazzi per affrontare in prima la vita e poi l'aspetto sportivo. Quindi non troverei molte differenze se non fosse che ancora siamo una compagine nuova. Stiamo cercando di crescere, di fare il nostro nome, guardiamo con rispetto ad altre compagini, però non ci sentiamo secondi a nessuno, senza sembrare però altezzosi. Cerchiamo di essere una società che vuole far bene tutto ciò che propone, sia a livello giovanile che con i senior. Tenendo conto che si parla anche di ragazzi, quindi bisogna farli crescere, tu sei un allenatore comunque cambia modulo o come si fa in tante parti del mondo, non in tante parti, diciamo in poche parti del mondo, i ragazzi si fanno cominciare a giocare con un modulo e poi continuano a giocare sempre con quel modulo, o comunque per farli crescere cerchi di farli cambiare il modo di giocare, ecco. Dobbiamo fare anche di necessità virtù, noi capire cos'è che abbiamo a disposizione. Siamo una società appunto che cerca di crescere e che ancora non può fare una selezione diretta sui giocatori che ha. Noi cerchiamo di prendere il meglio di quello che ci viene proposto dall'Interland del Capo e attraverso le loro caratteristiche cercare di ottenere il massimo. Da un punto di vista tattico, penso personalmente, potrei anche sbagliare, cerco di improntarli con un modulo molto equilibrato, quale il 4-4-2, che poi secondo me è quello che permette poi, dopo, negli anni successivi, di adattarsi anche ad altri moduli. Faccio questo, poi ci sono situazioni di assenze o altro e devi trovare il giusto mixaggio tra le caratteristiche dei giocatori ed altro, però di fondo cerco di improntare tutto sul 4-4-2 e fargli crescere così, con questo modo. Prossima partita. Prossima partita, trasferta Galatina, campo assai di Ostico. prestigio, ostico, Galatina come affronta un campionato di eccellenza con la prima squadra. E quindi
noi con la nostra umiltà, ma senza avere paura di niente, di nessuno, andiamo a fare la nostra partita con le nostre caratteristiche di fair play, di rispetto degli avversari e dell'arbitro, cercando di trarre il meglio, ricordando che comunque dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza. Quindi nostra. L'obiettivo, la salvezza? Tranquilla, mangiamo salvezza, salvezza, poi la tranquillità dipende molto da noi. Va bene, ricordiamo della prossima partita? Domenica 12 ottobre alle ore 11 saremo impegnati in quel di Galatina, non allo stadio Specchia ma nell'antistadio limitrofo. Ok, ringraziamo il mister Rocco Stefani, io ringrazio voi. Salutiamo il giovanissimo capo di Leuco e tutte le squadre partecipanti al Girone H. Qual è la trasferta più lunga che dovete fare? Credo quest'anno sia Nardò. Ah, ok, comunque rimanete sempre in provincia di Lecce, sì. Comunque, sebbene sia un campionato regionale. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi, buonasera.